Danni e rabbia aumentano in modo esponenziale per la gravissima emergenza ungulati nella provincia di Arezzo. Non bastava il maltempo, il crollo dei prezzi di produzione nelle nostre campagne ad esasperare gli imprenditori agricoli aretini. Proseguono senza sosta, infatti, le devastanti scorribande tra terreni coltivati e vigneti, seminando danni alle colture e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica delle campagne, dicono da Coldiretti, e la presenza dell'agricoltura nella nostra provincia. La denuncia di Coldiretti arriva di fronte alla crescita senza fine dei danni da ungulati, di fronte ai quali non sono stati fatti interventi per il contenimento della specie da parte delle istituzioni. Siamo all'esasperazione, dice un agricoltore, non bastava il maltempo e i prezzi ribassati, ci mancavano le sempre più frequenti scorrerie degli ungulati, in particolare i cinghiali, per cui le istituzioni non fanno più nulla, siamo soli. C'è chi ha perso 600 quintali di uva, un danno di circa 50.000 euro. Gli agricoltori, spiegano da Coldiretti, si sentono impotenti per queste scorribande, con gruppi di cinghiali guidati da animali fino a oltre 150 kg di peso che arrivano oramai fin dentro le case. La sicurezza nelle aree rurali e periurbane, spiega Tullio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana, è in pericolo. Gli ungulati stanno invadendo campi coltivati, ma anche centri abitati e strade, dove rappresentano un grave pericolo per le persone e le cose. Non è più solo una questione di risarcimenti dei danni, ma è diventato un fatto di sicurezza delle persone e della vita nelle campagne.